summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. We are rolling back the terrorist threat to civilization. Working to finally end America's longest war and bring our troops back home. Wake me up when September ends. La musica dei Green Day ad accompagnare questa clip di Atlantide, la puntata di Atlantide che andrà in onda questa sera, inizia la nuova stagione e non poteva non iniziare ovviamente con il ricordo del ventennale dell'11 settembre del 2001. Allora Andrea, cosa vedremo stasera? Dunque, questa sera vedremo una ricostruzione minuto per minuto, letteralmente, di quel giorno che ha cambiato la storia del mondo e che è il punto di partenza di quello che poi abbiamo raccontato in parte pochi minuti fa. E anche la presa di coscienza, la consapevolezza da parte degli americani che questo scudo tecnologico che avevano messo in piedi nella convinzione di proteggersi, che fosse invincibile, quel giorno si è sfaldato clamorosamente fino al punto da mettere nel panico la Casa Bianca e avere un presidente degli Stati Uniti che per ore volava nel cielo americano con la paura che ci fossero altri attacchi, come in effetti dovevano esserci, non solo il Pentagono ma anche probabilmente la Casa Bianca. Ma il punto è che questa sera raccontiamo la prima parte, cioè dove tutto è cominciato, e domenica, fra tre giorni, racconteremo i 20 anni dopo l'11 settembre, con l'invasione dell'Iraq, abbiamo visto le immagini di Saddam Hussein, con i talebani, con tutto anche quel vuoto che noi abbiamo lasciato in Iraq, che è stato riempito dall'ISIS sotto l'influenza dei paesi vicini. Era necessario, secondo noi, diciamo, rimettere sul tavolo tutte le carte per capire che cosa stiamo vivendo. E cosa stiamo vivendo comincia l'11 settembre di 20 anni fa. Quell'attacco incredibile che nessuno poteva immaginare che potesse essere realizzato sul suolo americano mise il mondo in una condizione di grande sospensione. Insomma, quella sera, faccio un esempio, a Roma si giocava una partita, Roma-Real Madrid. Ma gli spettatori e i giocatori erano totalmente immersi in una bolla surreale, perché tutti stavano ricordando quello che avevano visto poche ore prima in diretta. Anche dal punto di vista della comunicazione, l'11 settembre è stato, diciamo, una grande sceneggiatura da parte di Al-Qaeda, organizzata per far vedere in diretta di cosa erano capaci, e effettivamente l'impatto sul piano della pubblica opinione è stato devastante. Gerardo, oggi Antonio Polito, insomma, nel suo editoriale... Scusa, fammi solo aggiungere che questa sera ascolteremo proprio nel minuto per minuto tutti gli audio originali delle comunicazioni tra gli aerei dirottati, le hostess che davano l'allarme, i dirottatori, i controllori di volo, che a un certo punto hanno perso totalmente la cognizione di quello che stava accadendo. Cioè, è entrato un sistema che noi immaginavamo, diciamo, straordinariamente capace di affrontare delle emergenze, è entrato in confusione totale. E che ricordo benissimo quanto ha lasciato attoniti dal punto di vista delle immagini, perché abituati ai blockbuster dei film americani, insomma, quello sembrava effettivamente un film da effetti speciali. Un effetto speciale, sì. Antonio Polito oggi sul